Ciao bimbi, ci mancate un sacco. E allora per stare di nuovo un po' insieme abbiamo pensato a questo metodo a distanza. Oggi faremo un lavoretto insieme, se vi va, o creeremo un gioco, il gioco della pesca. La pesca perché? Perché tra un po' sarà il pesce d'aprile. Cosa ci occorre? Colori, un cartoncino, io avevo uno scatolo delle merendine, quindi utilizzerò quello. Del filo colorato, filo, cotone, spago, qualunque cosa abbiate, delle cannucce con delle graffette, colla, spillatrice e forbici. Partiamo subito, dobbiamo disegnare sul nostro cartoncino quanti più pesciolini riusciamo. Io per cercare di farli tutti uguali mi sono già creata la sagoma, ma se vengono diversi non fa nulla. Partiamo col creare la nostra sagoma, anzi il nostro pesciolino. Una volta fatte le nostre sagome, passiamo a ritagliare. I nostri pesciolini, ovviamente non me ne è venuto neanche uno uguale all'altro, ma non fa nulla. Passiamo a colorarli. Eccoli qua, tutti colorati con tanto di occhietto. Dietro ogni pesciolino metteremo dei numeri da 1 a 10, tranne ad un pesciolino. Su un pesciolino soltanto scriveremo pesce d'aprile. Pesce d'aprile meno 2 punti. Poi dopo spieghiamo le regole, finiamo il nostro lavoro. Allora, adesso dobbiamo passare ai gancetti. È una pesca, quindi i pesci hanno bisogno di essere pescati. Su ogni pesciolino dobbiamo mettere, incollare, delle striscette di carta, degli anellini di carta che ci serviranno da gancio per il nostro amo. Li attacchiamo sulla schiena con un po' di colla. E lasciamo asciugare. Ok, fatti tutti gli anellini, dobbiamo passare alle canne da pesca. La canna da pesca è semplice. Occorrono due cannucce, due graffette e del filo, che può essere un cotone, può essere spago, qualunque cosa. Che cosa facciamo? Un nodino sulla cannuccia per attaccarci il filo vicino. All'altra estremità del filo annodiamo una graffetta che avremo piegato a mo' di amo. Si vede? Eccola qui. La nostra canna da pesca è pronta. Passiamo all'altra. Tagliamo un filo non troppo lungo, più o meno della stessa lunghezza dell'altro, facciamolo lungo quanto la cannuccia. Stessa cosa, annodiamo il filo all'estremità della cannuccia. All'altra estremità del filo annodiamo la graffetta, sempre piegata come un uncino. Anche la seconda cannuccia è fatta. Facciamo in modo che siano della stessa lunghezza entrambe. Perfetto! Le nostre due canne da pesca sono pronte. Non ci resta che spiegare il gioco. Come si gioca? Innanzitutto disponiamo a pancia in giù i nostri pesci e peschiamo. Una volta pescati tutti, si va a sommare. Peschiamo con l'uncino, è un attimo difficile. No. Ecco. Ok, peschiamo.
Dietro ogni pesciolino abbiamo messo i numeri da 1 a 10, tranne dietro a un unico pesciolino, che è il nostro pesce d'aprile, che invece di addizionare i numeri, i punti, li sottrarrà. Eccolo qua, il nostro pesce d'aprile. Bene bambini, spero che vi siate divertiti a creare questo gioco, spero che vi divertiate a giocarci con i vostri amici e ci rivediamo alla prossima. Un bacio!